Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi altro appuntamento stratosferico con la rubrica più amata del web, Competitive Stories, e alla mia sinistra lo potete vedere, raga, una presenza imponente. L'avrete riconosciuto tutti quanti, non ve lo sto qui a presentare, il buon Olly, nonché mio coach. Olly, prego, saluta tutti. Salve, salve a tutti, cari amici del Del web. web. Olly, senza perderci troppo in preamboli. Visto che di chiacchiere ne andiamo a fare durante questo video, direi di lanciarci e immergerci subito in questo format. Ti ho detto 5 domande che sono le classiche mie, più le 3 che sono quelle proposte dal popolo. Quindi, Vai, vai. prima domanda, domanda alla quale probabilmente riposto triliardi di volte, ossia quando hai iniziato a giocare a FIFA e soprattutto magari perché FIFA non PES, altri giochi di calcio. Beh, in realtà non ho iniziato con FIFA, comunque iniziai molto molto piccolo, sarà stata la prima volta sui 10 anni, il primo, no, sui 7 anni il primo gioco di calcio, era roba di Sega Master System, si vedevano dei giocatorini dall'alto, una roba inguardabile, però ovviamente non era né FIFA né PES, era una roba generica della Sega. E poi niente, con la PlayStation 1 mi innamorai perdutamente di Winning Eleven all'epoca, che era PES, e ci ho giocato per un bel po' di anni, perché FIFA era poca roba. Poi su FIFA 12 un amico mi fece conoscere Ultimate Team e da lì insomma. Anche perché PES rimase in una fase di stallo, era sempre uguale ogni anno, quindi FIFA pian piano diminuì la differenza che c'era tra i due giochi e poi con FUT sappiamo tutti che l'ha svoltata e lì sono rimasto su FIFA fino ad oggi, E insomma. poi diciamo che a testimonianza dei tuoi primi passi su FIFA 12, 13, eccetera, possiamo trovare sul tuo canale YouTube delle clip degli epic massive long shot and free kicks. Sì, Quindi, diciamo, la parte migliore di quelle clip sono i titoli. Umberto Smile, Massive ecco. Curve. Ma carved free kick in the Esatto. angle. Vabbè, una roba che è indecente. Bene, quindi pensa che, vabbè, tu addirittura Sega, quindi lontanissimo, ma Diego mi ha detto che lui ha iniziato su FIFA 97, che io manco sapevo che esistesse FIFA 97. Sì, ma è venuto molto dopo Ah, rispetto ai giochi di cui ti parlavo io, sì. perché prima che uscissero i giochi degli eSport esistevano dei giochini generici di calcio, dei vari Sì, quelli dei titoli. Esatto, cabinati, quelli là marci, esatto. esatto. Quindi mi sa che non troverai mai nessuno Eh che ha sì. iniziato prima di No, ma me. infatti mi sa che il record ormai l'hai settato. Sì. Passando alla seconda domanda, anche questa che sfizia un po' tutti gli invitati. Ossia, lo sappiamo, no, che ogni anno, soprattutto noi che competiamo, il gioco cambiando ci impone di dover cambiare lo stile di gioco, no? Però, nonostante questo, abbiamo tutti quelle che sono magari caratteristiche peculiari del gameplay che ci portiamo di anno in anno. Se tu le potessi descrivere, quali sono le tue? Sì, vabbè, le mie insomma sono abbastanza note, pure perché ho la particolarità di non adattarmi al gioco dell'anno, quindi indipendentemente dal meta io gioco sempre col rombo 4-1-2-1-2 stretto, schiacciato dietro per poi ripartire a cannone in contropiede, tre passaggi di cui un filtrante epico per andare in porta e poi liberarmi con un paio di skill che tu definisci a caso, ma che non sono a Diciamo che caso. quindi quest'anno potresti fare un epico comeback sulla scena competitiva. Sì, quest'anno, vabbè, non rimarrà mai come la beta, ma se dovesse rimanere come la beta, potrebbe essere divertente, insomma, perché sembrano workare i filtranti per i partenze, anche perché no, il rombo, quindi vedremo. Comunque sì, totalmente fuori meta negli ultimi 3-4, 2-3 Sì, anni, 2 o 3 anni, va. però insomma, secondo me ci si può divertire anche con moduli e stili di gioco fuori meta. Ovviamente non si può
competere a livelli altissimi, però diciamo weekend league, queste robe, ecco, finché non si parla di qualifiche, ecco, si possono fare eccellenti risultati anche giocando in questo modo old style, diciamo Certo, così. perfettamente d'accordo. Andando avanti, questa pure è una domanda che insomma tu che magari c'hai un po' più esperienza rispetto ai precedenti ospiti, ti puoi dilungare e ci puoi raccontare la tua storia. Ossia, in un primo momento quando hai capito che potevi diventare un giocatore professionista, perché comunque per un periodo lo sei stato, e poi in seconda battuta quando hai capito che effettivamente la strada dello streaming, poi la strada del coaching era quello che realmente volevi fare nella tua vita. Ok, allora diciamo che il competitive, diciamo quello più importante, quello che conta, lo sai, è nato con FIFA 17, con le Weekend League, quindi già ero abbastanza avanti con l'età. Gli anni prima, dove ho sempre giocato tanto, ignoravo onestamente la scena competitiva, pure perché era poco pubblicizzata, non si capiva come funzionava, eccetera, eccetera. Per cui a partire da FIFA 17 io avevo ancora tanta voglia, insomma, di tryhardare, eccetera, eccetera, e soprattutto poi sul 18. Quindi in quegli anni lì mi è scoccata la scintilla, seppur ero già abbastanza stagionato. E niente, poi ho capito che comunque iniziando a streamare su Twitch la gente apprezzava molto il mio gameplay, che era un gameplay divertente, oltre che molto efficace in quegli anni su FIFA 18 soprattutto. E niente, ho capito che poteva diventare anche qualcosa in più e non una semplice passione. Quindi poi vabbè. Non sto qui a raccontarti tutta la mia storia, ma ho abbandonato quello che era un lavoro normale come programmatore per dedicarmi a Twitch, al competitive a 360 gradi e a tempo pieno. Quindi questo è molto in breve Il processo. il processo, il periodo in cui c'è stata la svolta, ecco. È sempre collegato, diciamo, a questo tema, a questo ambito. Qual è il risultato che ti porti dentro con maggiore affetto perché magari appunto ci associ un bel ricordo in termini di emozioni, eccetera, eccetera, da quando sei, insomma, all'interno di questo mondo? Sì, allora il risultato come coach sicuramente è stato quando andammo con Daniele a Bucarest, perché per mille motivi lì fu la prima esperienza dal vivo, insomma, capì veramente qual era, che aria si respirava nell'ambito competitivo, ecco, perché un conto è vederlo da casa, tutt'altra cosa è A andare lì. viverlo. E poi vabbè, è stato emozionante perché comunque è stato tutto un processo graduale, cioè ci siamo conosciuti tutti noi online, è nato tutto chi stava da una parte, chi da un'altra, eccetera, eccetera, e poi comunque ritrovarmi a rappresentare gli stessi colori, tra virgolette, insieme ad un amico, oltre che all'epoca il più forte player italiano, senza sì e senza ma, è stato veramente un'esperienza eccezionale. Sì, è vero, poi che ricordo che c'ero anche io, insomma, a fare da cazzaro lì a Sì, Bucarest, questo oltre al esatto. torneo, insomma, c'è stata tutta un'epicità dentro e fuori. Sì, ho detto lato competitivo, ma Sì. poi tutto il resto è stato bellissimo comunque conoscere di persona tutti i player con cui design, ti sei scontrato nel corso degli anni, gente che stimavi tanto, che avevi sempre visto lì, all'inizio magari quasi come degli idoli, Sì, poi sì. vederli lì chiacchierare, scherzarci insieme, tipo Ajax, Dani, eccetera, eccetera. Poi tutti molto simpatici, certo? Quindi veramente un'esperienza bellissima che spero di poter ripetere il prima possibile, anche se attualmente la situazione è Non ce quella lo che è permette. col virus, eccetera, eccetera. Però vabbè, torneremo, torneremo. Sì. E
Sempre rimanendo nell'ambito della community, insomma, di FIFA, sia italiana che estera, non solo di FIFA, ma anche, appunto, visto che, insomma, sei uno streamer navigato in quella dello streaming, c'è qualcuno al quale ti sei ispirato in passato o che magari ti ispiri tuttora? Guarda, onestamente no, perché io ho iniziato non dico per caso, ma quasi perché la prima volta che scaricai Twitch fu perché un amico mi disse: "Guarda, devo aprire dei FIFA Point", ti parlo di FIFA probabilmente 14 o 15, devo spacchettare con dei FIFA Point, vienimi a vedere". E per me, cioè, quello è stato l'approccio Twitch, una sorta di share play, ecco, di modo di vedere gli altri che spacchettavano. E poi non ho praticamente seguito mai nessuno su FIFA, se non all'inizio, pure perché su Twitch non c'era praticamente nessuno, su Twitch c'era Castro e basta praticamente. E su YouTube vedevo video sempre di YouTuber stranieri, non ho mai guardato nessuno in Italia, ma non per niente, perché mi hanno sempre appassionato più che altri vari KSI, Broito Show, Bateson, eccetera, eccetera. Però, ti ripeto, come streamer non avevo mai guardato nessuno con costanza, per cui quando io ho iniziato a streamare, così ho detto: "Mo starto una live, faccio vedere a tutti il mio primato di titoli Massive, vinti esatto, in in divisione 1. Divisione 1 su FIFA 18", ho startato e poi sono sempre stato me stesso, quindi può sembrare strano, ma non ho preso ispirazione da nessuno, ecco. Ci sono tantissimi streamer che poi dopo ho iniziato a seguire e ad apprezzare, però se ti devo dire che mi ispiro a qualcuno, Ok, beh, ci sta sicuramente, infatti è così. Magari a livello di gameplay invece il più a livello citato Spenny. sì, sicuramente gameplay mi ispiro a Spenza Gorilla, perché comunque è stato uno dei primi che ho visto all'epoca che giocava in maniera tra virgolette ignorante, contropiede, skill, proprio quel modo che piace a me, insomma, quello stile di gioco che piace a me, e quindi mi sono sempre rivisto e ispirato a lui. A lui. Bene, quindi conclusa con questa domanda, la prima parte di quelle che sono le domande base che faccio io. Adesso abbiamo le domande del popolo, Allora. quelle che vanno a scavare nel profondo. E come prima domanda, il popolo ci chiede: qual è stata la reazione dei tuoi genitori quando hai comunicato, insomma, una svolta nella tua vita di lasciare quello che comunque agli occhi, soprattutto dei nostri genitori che vengono da un'altra generazione, è un lavoro vero, tra mille virgolette, per sposare quella che insomma è una strada che tuttora è in divenire. Ma che te lo dico a fa', ovviamente io ho 33 anni, quindi ti lascio immaginare, i miei non sono giovanissimi. Poi mio padre, insomma, medico, quindi molto legato a, sai, quelli che sono gli standard della nostra società, ossia quei lavori esistono, se fai quel lavoro sei una Rispettabile. persona per bene, rispettabile, altrimenti Sono delinquente. sei un perditempo, ecco. Quindi non mi hanno capito subito, inutile girarci attorno, anche perché io lasciai un lavoro a tempo indeterminato per dedicarmi allo streaming e all'esport quando non avevo alcuna garanzia, quindi è stata una scelta un po' azzardata e per quello non mi hanno capito. Poi dopo, man mano, fortunatamente è andato tutto bene, hanno iniziato. Tuttora non hanno ben capito cosa faccio, perché spesso mi entrano in camera e guardano e dicono: "Ma veramente ti pagano per giocare?" Sì. E quindi, però, ora vedono che sono felice, che faccio quello che ho rincorso per tanti anni, e quindi, come Sono tutti i genitori, soddisfatti. sì, se il figlio è felice, pure loro lo sono. Sì, alla Quindi tu. fine è il percorso che è un po' di tutti, va, in termini di comprensione che abbiamo avuto con i nostri genitori.
L'importante è che a un certo punto si inizia a decidere con la propria testa e non con quella dei propri genitori, Certo. perché per quanto loro possano volerti bene e quindi darti tutti i consigli di questo mondo, ognuno di noi è fatto in maniera differente e quindi quella che può essere la strada ottimale, perfetta per uno, per un altro, è una strada che non lo porta A niente. A niente, a non essere soddisfatto. Quindi seguite sempre quelle che è la vostra indole e i vostri sogni, anche se insomma, ma non facciamo tutte queste cose Non mi fa. Mi sconcinate, sta venendo da tieni. piangere, caro. Il diabete proprio. Andiamo avanti, poi facciamo un'altra domanda, sempre di quelle che ti piacciono tanto quando te le fanno in live, ossia. Una volta terminata, diciamo, questa avventura, sempre se terminerà, questa avventura nel mondo sportivo, dello streaming, eccetera, come ti vedi? Dove ti vedi? Ma sicuramente sotto ad un ponte a dormire Con nei la barba. cartoni. Sì, perché l'aspetto già c'è. No, allora, premesso che per me questo mondo durerà ancora tanti anni, per una serie di motivi che tutti sappiamo, eccetera, eccetera. L'eSport, in Italia siamo ancora indietro e non ti nascondo che a volte ho il dubbio che possa esplodere come è esploso negli altri paesi, quindi lì il forse ce lo metto. Però per quanto riguarda l'intrattenimento, lo streaming, eccetera, eccetera, credo che sia lo streaming sia l'intrattenimento del futuro, perché la televisione, insomma. Non so quanti di voi la guardano ancora, ma io non la guardo praticamente più perché c'è tutto un altro tipo di intrattenimento e di interazione con lo streaming, quindi penso che sia un mondo destinato a crescere ed andare avanti per tanto, tanto tempo. Nel caso in cui tutto dovesse finire, amen, è stato bellissimo, me ne ritornerò a fare il programmatore, che è quello che facevo prima di intraprendere la strada dello streamer e amen, me ne farò una ragione, però insomma, spero di no, spero di no. Vabbè, ci sta. Comunque, insomma, per un bel po' ne avrai ancora e ti vedremo a Sì, menare tutti quanti dall'alto della tua sedia da regista. ma sicuramente nasceranno mille opportunità, Sì, siamo solo all'inizio, sì, quindi non ci voglio manco pensare ad un'ipotesi del genere. sì. Bene, ultima, invece, dall'alto della tua saggezza, della tua maestria, della tua Ecco, dimmi. sommità. Diciamo, se tu potessi e volessi dare qualche consiglio a chi si vuole avvicinare a questo mondo oggi o domani o tra 2 anni, insomma, quali sono i consigli che tu ti senti di dare? Ok, allora, sicuramente quello di non fare come me, mollare quello che vi dà una sicurezza per intraprendere cose che non vi danno. No, allora, la strategia migliore, la strada migliore è quella di portare pari passo che sia l'eSport, quindi provare a diventare un pro player o magari uno streamer con quello che fate, che sia studiare, lavorare, eccetera, anche se mi rendo conto che è difficile. Però questo perché comunque ad oggi è un mondo già, non dico saturo, ma quasi, ed è veramente complicato emergere. Però se avete questa passione, portatela avanti, siate sempre voi stessi per quanto riguarda lo streaming, non scimmiottate altri perché non vi porta a nulla. E se, come in tutte le cose, c'è del talento, c'è una predisposizione nel fare questo tipo di lavoro, vedrete che ci vorrà un po' di tempo, ma sicuramente poi arriverà il vostro momento. Per quanto riguarda invece il competitive, comunque chi vuole diventare un pro deve dedicare tempo alla cosa. Non serve tryhardare chissà quante ore, 6, 7, 8 ore al giorno. Non serve, perché se c'è una base di talento, vi bastano quelle 2-3 orette per fare degli ottimi risultati e per mettervi in mostra. Dopodiché,
Una volta che vi fate notare, ci saranno dei team come il nostro e altri che al limite vi contattano, e una volta che entrate in un team capite come funziona l'allenarsi in gruppo, eccetera, eccetera, e quindi lì vi si apre un altro mondo. Però finché diciamo siete free agent e quindi siete dei sognatori, tra virgolette, dedicate quell'oretta e mezza, due al giorno a tryhardare, che poi in qualifica, se c'è del talento alla base, Arrivano i risultati. arrivano i risultati e poi ne viene tutto di conseguenza. A quel punto sarete voi a trarre le vostre conclusioni, se vi conviene continuare per una strada più tradizionale oppure se entrare in questo mondo. Bene, quindi Olli, alla fine, come avevamo predetto, siamo arrivati alla fine di questa chiacchierata che è passata in maniera molto liscia e disinvolta. Io ti ringrazio per essere venuto qui mentre un'ambulanza ci delizia del suo passaggio come al solito. Grazie a te. E trovate ovviamente, regà, tutti quanti i link di Olli che non vi sto qua a presentare in descrizione nelle prime due righe. E raga, io vi saluto, ci vediamo come al solito ogni giorno, lo sapete, su Twitch. Qua bene o male, un video ogni 2 giorni, si spera di mantenere questa media. E vi auguro una buona giornata. Olli vi saluta. Arrivederci. E niente, raga, un saluto, peace.